Sono trascorsi solo 2 giorni dalla dipartita della regina d'Inghilterra, Elisabetta II, e il mainstream e i social non parlano d'altro. C'è chi asserisce che sia in realtà deceduta già 2 anni fa e che venga diffusa la notizia solo ora per impedire che Liz Truss, il nuovo premier inglese, possa prestare giuramento in Scozia. C'è chi fa notare che è deceduta esattamente 2 mesi prima delle elezioni di metà mandato che si terranno negli USA l'8 novembre 2022 e c'è chi tira fuori una profezia di Nostradamus, della quale parlerò in questo video. YouTube offre la possibilità a tutti i creators di vedere quali sono i video più guardati dei loro canali. E quindi, entrando nella pagina del mio canale con le statistiche, ho notato che il video di Nostradamus, le profezie per il 2022, è in 9ª posizione. Negli ultimi 2 giorni, come vedete, ha fatto 1622 visualizzazioni. Questo mi ha messo un po' il sospetto, ed è così che ho fatto le ricerche e sono giunto alla profezia di cui parlerò oggi. Se non l'avete ancora fatto, guardate il mio video sulle profezie che Nostradamus avrebbe fatto per il 2022. Ve le elenco brevemente. 1. Crollo del dollaro USA. 2. Morte di Putin e o Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano. 3. Uragano in Francia e carestia mondiale. 4. 3 giorni di buio che precederanno la pace e 2/3 dell'umanità sarà abbandonata da Dio. 5. Esplosione nel Mediterraneo. 6. Intelligenza artificiale sconfiggerà l'umanità. 7. Bomba atomica distruggerà la Terra. 8. Il 14 dicembre 2022 una pioggia di asteroidi, le meteore Geminidi, distruggerà la Terra. Vediamo ora cosa ho trovato in merito alla profezia che riguarda la regina Elisabetta e ciò che succederà dopo la sua morte. Come sapete, l'ho già detto in altri video, Nostradamus avrebbe previsto l'ascesa di Adolf Hitler, le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki, la caduta delle Torri Gemelle, poi, in un tempo più vicino a noi, l'incendio che ha raso al suolo la cattedrale di Notre Dame a Parigi nel 2019 ed infine avrebbe previsto che durante il 2020 sarebbero stati possibili i viaggi spaziali commerciali. Non so se lo sapete, ma la compagnia SpaceX si è proprio avventurata in questo progetto. Ma veniamo a noi. All'inizio del 2022, nel forum Above Top Secret, uno degli eventi più famosi sulla teoria della cospirazione, si ipotizzava che una delle profezie di Nostradamus, pubblicata nel 1555, riguardasse proprio la corona britannica. Nel suo testo, Secolo 8, Quartina 97, Nostradamus postulava: alla fine della guerra le grandi potenze cambiano. Vicino alla costa nascono 3 bellissimi bambini. Rovineranno il popolo quando raggiungeranno la maggiore età. Cambieranno il regno e non lo vedranno più crescere. Come interpretano gli specialisti questa quartina? Intanto ci dicono che, con molta probabilità, i 3 figli sono i principi William e Harry e la principessa Beatrice, tutti nipoti della regina Elisabetta II e del principe Filippo. La guerra citata sarebbe quella delle Malvinas, che il Regno Unito contese con l'Argentina nel 1982. Curiosamente, 7 giorni dopo la fine del conflitto, la principessa Diana del Galles diede alla luce William, il suo primogenito. La costa di cui si parla potrebbe riferirsi al fiume Tamigi, che attraversa Londra, o all'Oceano Atlantico, che circonda il Regno Unito, ed è un elemento fondamentale per l'identità britannica come paese insulare. Pertanto,
La profezia avvertirebbe che, dopo la morte della regina, la monarchia britannica sarebbe destinata a scomparire e, per inciso, anticiperebbe che il nuovo re, Carlo III, non trascorrerà molto tempo sul trono, a causa della sua età avanzata, mentre il suo successore, il principe William, potrebbe trasformare il paese, per la seconda volta nella storia, in una repubblica. Staremo a vedere. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.